Guarda che lì non ci può stare, eh. Ma in posto chi hai? Che dico? Oh. Ma non me lo romper il cazzo. Ti avevo detto venerdì, Virgilio. Ma non me lo romper i coglioni. Aspetta un attimo, forse giovedì alla Pasqua, giovedì al massimo. Guarda, ti ho sempre pagato, do. Almeno gli dammi i lucchetti, è roba mia. Non interessi, passi. E bravo sei, eh. Me lo so fatto portare a casa, sto più tranquillo. Bravo, fatto bene. Vai. Non è così tanto. No, non si preoccupi. Sì, non è lì. Non mi spinga. Non mi spinga. Dai, menatemi, forza, dai. Sono ricoverato, so. Ma ricoverato, vado a mangiare. Ho il nome in lista. Guarda la lista. Ricoverato, ha detto. Sì, ma stavo in discoteca. Scusi, Migliarini Massimo. Eccolo, era vero, scusate. No, no. Topedia. Sì. Il modulo. Ciao. Completo? Morto vivente. Vedi, ma chi è mamma? Il letto è questo, l'armadio è quello. Capo, capo, visto che non ha fatto colazione, non si potrebbe avere un cappuccino, un cornettino, un budino? La colazione è alle 6:15, ormai ha persa. Si pranza alle 11:45. Le 11:45. Si cena alle 6:15, che sarebbe le 18:15. Alle 9 smorso da luce, sarebbero le 21. In caso di bisogno, campanello in alto a destra. Tutta vita, eh? Oddio, scusa, non t'avevo visto, scusa. Ma chi? So io, volevo solo... Che ore sono? Sono quasi le 10 e io sono Massimo. Come va? Tutto a posto? Ti riabbasso subito le serrande, eh? Almeno ti senti a tuo agio. Ma che fai? Ma tira da su. Tanto ormai sono svegliato. Vabbè, allora, lo sai che faccio? Te la metto a mezz'asta così c'hai pochi traumi mattutini. Tiè. È che tra un po' si pranza, non so se lo sai. A proposito, ma l'orso bianco lì... sempre così carino, disponibile al confronto, privo di retorica. Ma sai cosa che tu l'hai fatto incazzare? Come l'ho fatto incazzare? Gli ho dato del tu. Gli ho dato del tu? Davanti a me. Vabbè, allora? E allora sei incazzato, ma dopo gli passa, sta tranquillo. Ma gli passa, Meno male, per lui. Carlo è fatto così, finché uno non gli diventa amico... Ma non credo che ci rimanga abbastanza tempo per diventare amico qua dentro. Beh, guarda come ti sei attrezzato, però. Che stasera ci sono le coppe. A proposito, com'è la ricezione qui? Fa un po' vedere?
Niente palazzo, tre panna 2000. Mo controllo subito. Ecco qua. MTV al primo punto. Sì, sì, perfetto. Però? Però che? Mi era sembrato che c'era un però, c'è un però? No, nessun però, c'è il permesso. Come il permesso? E che c'ho il permesso per sta affaretto, dai? Scritto dalla caposala. Allora. Scusa, aspetta un attimo. Voglio dire, aspetti un attimo. Allora, lo so che ci vuole il permesso. Adesso vado dalla caposala e me lo faccio fare. La caposala non c'è. Vabbè, ci sarà qualcuno che la sostituisce. Io la sostituisco. Molto bene. Allora, se te, voglio dire, se lei... Ma senti, Aneno, senza che ci fa tanto il paraculetto, i permessi per i televisori qua si danno soltanto agli allettati, è chiaro? E tu non sei allettato. Quando che sarai allettato, mi potrai chiedere il permesso. Mi sono spiegato? Carlo... C'è bisogno dal saur. Ma vedi questa, vedi i borsi, i pacchi, il radione, il televisore, il vocatore, au! Ma dove stai? Alla Dispoli. Questo è un policlinico. Qui Carlo, dentro ci sono gente che stanno male. E allora cerchiamo di portare un po' di rispetto, cerchiamo. Carlo, e dai. E faglio questo modulo per il permesso, che ci sono le coppe questa sera. Ma come faccio? Lo fai a nome mio. Io sono allettato. Agì, che ci metti pure dentro, con tutto quello che c'ho da fare. Me lo porti al giro delle 11, prima dell'elettrocardiogramma. Già compilato? Se puoi. Pure. E le mele? Golden, eh? Golden e gialle. Nient'altro, G? Non mica per niente, vorrei fare un viaggio solo io. Per ora no, grazie. Ne vuoi una? No, no, grazie. Piuttosto, che vuol dire allettato? Vuol dire che non sei in grado di muoverti dal letto. Yeah! Oh, ma chi? No, niente, del 12. Senti che potenza. È in forma il 12 oggi. Comunque, persona strana, palla di neve, eh? Ma chi cazzo? È fatto così, ma non è cattivo. Famolo essere pure cattivo. Cos'hai fatto a quel ginocchio? Perché? Zoppichi. Io? Ma che stai a dire? È una gamba più piccola dell'altra. È la destra, no? Ce l'avete parecchio? Menisco? No. Aia? Come aia? Legamenti, eh? Sì, crociata anteriore. Lesione inveterata. Pure? Perché? Inveterata di quanto? 3 anni fa, giocando a pallone, un contrasto da dietro. Capita. Sì? Non ho capito. Ammazza, ma da quanto tempo stai qua dentro? Io da un po', però sono a casa a parte. Tu piuttosto, perché hai deciso di farti operare dopo 3 anni? Tanto che te frega, cammini, no? Il pallone? È che ormai ho quasi 30 anni. Se non mi opera non posso più giocare. 30 anni è un po' tardi per la ricostruzione dei legamenti. Appunto. Ma per me il pallone è tutto. Sì, eh? Sì. È una filosofia di vita. Ah. Come fai a non amare il pallone? Come fai a non amare una cosa che si impara ancora prima di parlare? Mi piace il sudore, l'allenamento, lo spogliatoio. Ma te lo sai che per lei da ragazzino si allenava con i barattoli? Con i barattoli? Barattoli, lattine, tutto quello che gli capitava, non c'aveva una lira. Meglio da quel giorno, da quando l'ho saputo, ogni giorno mi faccio mezz'ora di palleggio. Con i barattoli? No, con quello... Ecco, non te faccio vedere. Perché il palleggio è importante, ti abitua al controllo. E se lo riesci a riportare anche nella vita, il palleggio come concetto, è meraviglioso. Ah! Mi cede il ginocchio. Per forza, senza legamenti, come fai? Ma io non posso andare avanti così, eh. Io devo sapere che su questa gamba ci posso contare. Pure per scappare, l'hai visto mai? Scappare? Non è può capitare, no? No, io non ce lo vedo uno come te a scappare. Dici? Mm. Secondo me tu c'hai coraggio e tanto. Vabbè, dai, mo. E se no non ti faresti smettere un ginocchio solo per fare i palleggi col giornale? Sei pronto? Dai. Io vado, io comincio, eh? È una, è due, è tre, è quattro. Era troppa angolata. Ma quale troppa angolata? È una settimana che non mi fai un 4 su 4 e non lo vuoi ammettere.
Al momento rompevi il vetro. Meno male che c'è stavi te. Bellino questa Gengio. Metti giù le mani, eh. Bello, ma non devi toccare più l'aria. Lascia, che cosa? Che sarà mai? E allora che c'è, sto ragazzo? Vieni i collegamenti. Metti un altro. Tu che dici? Secondo me è un crociato. Sì, in terra santa. Ma che sei, tutti da carriera qua dentro? Lesione inveterata. Pure. Dai, non la vedi, che mi... Lascia sta qua roba. E che vuol dire? Magari è un SP, che ne sai? Non lo vedi in faccia? No, dici... T'ho detto, ti sta fermo, posa qua roba. Ma a te chi è che ti opera? Il professor Lerri. Che te odi, è un SP. Questo l'ha fatto manco un giorno in lista d'attesa. Che vuol dire SP? Segnalato particolare. Raccomandato. E a te ti opera addirittura Lerri. Se l'è pesante la spinta, eh? No. Dove no? Il mago del ginocchio. Ma no, è stato lui a visitarmi quando mi sono fatto male. E basta? Perché serve altro? No, no, nient'altro. Meno male, va. Scusa, eh. Qui mettiamo. Grazie. Solo che Lerri in clinica privata prende 25 milioni per l'operazione. Ma gli deve essere proprio simpatico per fartela gratis. Senti, ma te rompi i coglioni così di professione oppure lo fai solo per passatempo? Dai, un po' di senso dell'umorismo, no? Guarda che stare mobilizzato 24 ore al giorno è dura, eh. Te ne accorgerai dopo l'operazione. Peccato che a me non mi mobilizzano. Ah, no? No. Mi hanno fatto comprare questa. Vabbè, una Don Joy. Permette? Bella, è l'ultimo tipo. Ergonomica. Guarda che bella, Carlo. Bella, eh? Questa è gigante, questa. Questa è meglio della tua, eh? Questa sì. Vabbè, perché la sua era una normal, questa è una sport. Quattro punti d'appoggio, giunti cardani. Vabbè! Fibra al carbonio. È più leggera al carbonio. Sto coso, mi lascia perdere, come te lo dici? No, no, è titanio. Ma va? C'è scritto titanium. No, carbonio. Oh, e mo basta, per favore, eh? C'è scritto titanium, leggi? Oh, e basta, per favore! Dai, stiamo scherzando. E che scherzi? Costa una cifra, scherzi. Ma con quello che ci risparmi sull'operazione. Sì, è vero. Titanio. Bella. Complimenti. Questo titanio sembra che funziona. Come sembra? A chi sembra? La usano, no? Certo che la usano. Anche con Fabio l'hanno usata. Ha funzionato, Fabio? Fabio, oh, stiamo parlando con te. Ha funzionato o no? Beh, io vi saluto, Ti scusi, no? Vado a far fisioterapia. No, ma non ti preoccupare, vado in Manozzo in casa a parte. È l'ortopedia che è così, è empirica. Empirica, eh? Empirica in che senso? Irrigidisci la gamba. Indurisci la gamba, fai il muscolo. Però. Complimenti, bella coscia. Grazie. Vedi questo? Questo è il quadricipite. È un bastardo. No, perché? Perché bastano 3 giorni di immobilità, sparisce completamente. Diventa una pappetta. E finché non torna come prima, tu non saprai mai se l'operazione è riuscita o no. E quanto ci mette a tornare come prima? Facendo molta ginnastica, un anno e mezzo. A volte anche 2. Sì, mo 2 anni, dai. Ma va bene. Mi meraviglio di lei. Posso trovare degli amici? Eh certo, famo una festa. Martina, sei stupenda stamani. Mannozzo, torni nel suo letto finché ce l'ha. Se mi ci porti te ci torno più volentieri. Dai, tanto lo so che ti piaccio. Ma perché ti piaccio così tanto? Martina, aspettami. Carlo, ma che fine hai fatto? Accompagno Bonsanti a fare elettrocardiogramma. Dopo, adesso vado al 12 che sta strillando. Ci sono stata adesso, che c'è? Lo sai che c'ha. Ancora. Allora, Migliarini, le piace il letto che le ho dato? Molto bello, grazie. Poi c'è anche una bella vista. È uno dei migliori di reparto. Ah, qui dentro solo persone di fama. Se ha bisogno di qualcosa, chiami. Chieda di me o dell'infermiere di turno. Ho visto che lei ha chiesto il permesso per il televisore. Io non glielo potrei dare. Però, visto che nella stanza c'è un paziente allettato... Che simpatia.
Faccio ancora in tempo a cambiare idea, Bonsanti. Ma io ho fatto colazione con il disinfettante stamattina. Non faccia tanto lo spiritoso, non le conviene. Ah, mi raccomando il volume del televisore, Migliarini. E chiami se ha bisogno, a qualsiasi ora. Che fai tu qui? Prendi freddo, torna a letto. Rianza! Perché ce l'ha tanto con te? Con me. Al momento ti mozzicavo. No, ma guarda, è innamorata di me. È innamorata di te? È fatta così. Ah? Non hai capito? Il suo modo di dimostrarlo, no? Allora a me mi odia. No, adesso è tutta zucchero, perché sai, così non gli rompe le palle dopo l'operazione. È una professionista, ma dai. Andiamoci a fare due passi, dai. Sì. Vai? Sì. Vabbè, Rodolfo, allora, come va la schiena? Bene, bene. A proposito, te quant'è che ti operano? Il tempo dell'analisi, 2 o 3 giorni. 15, 20. Perché? Mi hanno detto, mi hanno assicurato che... Fidati, io ci vivo qui dentro. Lo vedi, Mannozzi? Lui ci è rimasto 33 giorni su quel letto prima di farsi. Come 33 giorni? Con tutta la canuna del vostro letto che c'è? È proprio per quello, no? Come sarebbe a dire proprio per quello? Sai quanto tempo si potrebbero fare le tue analisi? In 2 giorni, farà prelievi i risultati. Allora, secondo te, perché l'ospedale ti ha occupato un letto tanto tempo quando tutta questa gente aspetta anni in lista d'attesa per essere ricoverata? Per creare liste d'attesa lunghe, così che non gli fate aspettare, se ne va in clinica privata e paga. E chi non può pagare, che fa? Aspetta. Che deve fare? Aspetta. Oppure compra un posto letto. Compra un posto letto? Qui dentro c'è qualcuno del personale che può farti passare in cima alla lista d'attesa. Basta pagare. Non chiedono molto. Pure il mercato dei letti. Che si può fare? La gente soffre. Vuole guarire in fretta, non vuole aspettare. Ma i luminari non dicono niente? I luminari. I luminari sono i più contenti, no? Sennò come farebbero a rubare i soldi alla gente nelle cliniche private? Qui dentro il grande professore ormai fa solo roba a rischio. Il bello è che quei poveracci che gli fanno da cavia, dopo che hanno aspettato una vita in lista d'attesa, non sono nemmeno sicuri di essere operate da lui. Pure. E questa è una struttura pubblica. Se al tuo professor Larry quel giorno non gli suona la sveglia, cosa credi, che la rimandano l'operazione? Beh, forse magari con te che sei un SP. E che sei? Caricata a molla, sei? È una responsabilità. Noi ci occupiamo di questo grande mistero che è il corpo umano. Io poi sono cardiologo. Per cui, tu me? Sì, grazie. Prego. Mi occupo proprio del motore centrale, di questa grande metafora che è il cuore umano, e mi occupo anche di riparare gli eventuali incidenti del cuore. Il suo? Come va? Diciamo che batte regolare. Regolare, senza sbalzo. Sì, per adesso sì. Per adesso. Ma che, ti eri perso? No, no, perché con tutta sta gente... Ce n'è state gente che aspetta così. No. A proposito, quanto deve aspettare uno mediamente in lista d'attesa? Ma anche un paio d'anni per le operazioni voluttuarie. Ah, voluttuarie, guarda che io non posso più correre, Ah, non puoi più correre? No. Poverino. Oh, qui c'è uno che non può più correre. Venite, venite a vederlo. Questo è Massimo Migliarini, non può più correre. Grazie a Dio che sei amico di Larry, almeno sei sicuro che ti opera lui. E se ti opera lui non c'hai problemi. No, io pensavo che qualcuno cominciava a avercelo. No, Larry è un genio, è il mago del ginocchio. Sono i suoi assistenti, semmai. Ecco, ma pareva. No, dai, non ti preoccupare, adesso c'è pure Cupreo, che è uno bravo. Cupreo? Sì. E chi è Cupreo? È il nuovo assistente di Larry, e qui da nemmeno 3 mesi ha già messo tutto in riga, No. E te la fa lui la divaricazione del vasto mediale. Ma che? Per ricostruirti i legamenti, devono prima toglierti completamente la rotula, no? E poi divaricare il vasto mediale, di solito lo fa Cupreo. Lui ti infila un divaricatore nel muscolo della coscia. Poi, facendo leva sul femore... Ma hai convinto, guarda. Però io non ho capito una cosa. Te chi sei? Un malato, uno studente di medicina fuori corso, uno pagato per tirare sul morale alla gente. Chi cazzo sei, se si può sapere? Ma sono nessuno. Sono uno che sta qui da un po' di tempo e sa come vanno queste cose. Ho capito, ma da quanto tempo stai qua? Già sono 4. 4 mesi. 4 anni. Come 4 anni? Non ho più le rotole. È un incidente di macchina, stupido. Ci sono frantumate, 1000 pezzetti. Allora lei ci ha messo 2 protesi. Per un po' hanno retto. Poi però le ho rigettate. Capita. Solo che è capitato in agosto. Allora ho dovuto aspettare che il mago del ginocchio tornasse dalle vacanze.
Il 26 settembre. Il brutto del ginocchio è che finché non ci guardi dentro non sai cosa c'è che non va. Vabbè, ma basta camminare per vedere se funziona, no? Camminare? Senza rotole? Beh, certo, mi piacerebbe camminare. Te lo ricordi Riva? Riva. Gigi Riva. Beh? Ma lui era mancino. Completamente, faceva tutto con la sinistra. Poi un giorno si rompe la gamba destra. Ti ricordi cosa disse a quell'intervista al telegiornale? No, no, che disse? Disse che prima di rompersela non si era mai neanche accorto di avercela, la gamba destra. Sì, sì. Senti, senti, a me mi dispiace molto per quello che ti è successo. Però io mi devo fare soltanto i legamenti, capisci? Cioè, chi si rifà il culo, chi si rifà le sise, chi si rifà il naso, io mi devo rifare i legamenti. E mi hanno detto che è un intervento di routine, va bene? Certo. Meno male, va. So anch'io. E che cazzo, dai. Ma anche i miei primi 5 interventi erano di routine. Come i primi 5 interventi? Ma quante cazzo di volte danno per anno? Con quella di domani sono 13, ma non è un record, eh. C'è una ragazza, le gemelle, che ne ha avute 17 di operazioni alla spalla. È stata pure a domenica in. Pensa che culo. E l'ortopedia che è così? È empirica. Bravo. Tu, per esempio, che sei in prima istanza, no? Che so io? Devi farti un'operazione, sei in prima istanza. Se tutto va bene, bene. Se no dovrai fare una seconda operazione che dovrà rimediare sia al trauma originario sia ai danni della prima operazione. E sarai in seconda istanza, poi in terza, in quarta... E non succede proprio mai che basta la prima? Boni? E Boni? Dove stava a Disneyland? Oh, già le 11. E 10. È ora di pranzo. Buongiorno, sono il dottor Puprio. Dove lo sta portando? A farsi l'elettrocardiogramma, domani Larry lo opera. Senta, mi hanno detto... Ma che non se lo ricordava, dottor Puprio? Sì, certo. No, perché magari lei l'avete occupata a case più urgenti. Ma no, perché più urgenti? Anzi, sono ansioso di dare un'occhiata anch'io alle sue ginocchia. Beh, se sono un'occhiata... In che senso? Dottore, lei c'ha il bisturi allegro. Sono tutti qui. Guardi che il bisturi serve a tagliare le parti malate. O quelle sbagliate. Comunque io non mi diverto a tagliare. Neanche con lei. Quando e se succederà? Succederà domani. Ma domani proprio no, perché domani lei è terzo in sala operatoria, tutt'al più reggerà un divaricatore. Certo, però nel suo caso il campo operatore è piuttosto vasto, sono circa 90 centimetri quadrati da divaricare. Vedrà, qualcosina da fare la troverò anch'io, non si preoccupi. Adesso vada pure a fare il suo elettrocardiogramma. Che siamo, a teatro? In stanza, forza! Forza! E il girello che stimola! Mettila a letto! Forza! Bisogna fermarlo l'infame, Luigi. Venga, Migliarini, diamo un'occhiata a questo ginocchio che balla. È il destro, vero? Sì. Sì, è il destro. Come fate ad essere sicuri che è lui? Le rinunce. Sono partite tutte da questa stanza. Tutte da questa stanza? 22 in 6 mesi. 22? E chi è? Belfagor? No, uno stronzo. Come pochi. Giorgio, non lo so se ce la faccio. Ma che cazzo dici? Ma solo tu ce la devi fare. Io ho già parlato col direttore sanitario. Poi sei dentro, no? Che c'è? Non ti piace? Ho incontrato Castrovillari al bar. L'hai visto? No, mi sono nascosto. Ma tu perché non me l'hai detto? Perché ci sono quasi 1000 medici qui dentro. Che volevi? La lista completa di tutti? Dai, non ti devi preoccupare per lui. No, mi preoccupo. Ti ricordi l'anatomia patologica? Che ha combinato? Sta pure bene in camice. Anche tu starei bene in camice. Ci devi solo aiutare a beccare questo. Scusate, c'è una fila, per cortesia. E poi comunque il cardiologo non c'è. Non c'è? No. Ah, vabbè. Mi rimpoto. Ci sei pure offeso. Passi da dietro? Certo. Così impara a far aspettare la gente. C'è star siciliano. Digli qualche cosa. Ci metto 5 minuti. La vediamo dopo. Posso stare tranquillo allora. Ti ho detto che qua non ce devi venire. Non è la prima volta. Ma io che... non ti devi fare vedere. Ma io ti ho detto esordio. A me non mi dato niente, non fasti segni. Non ci devi venire più. Te chiamo io, vai. Ma sicuro. Te chiamo io sicuro.
Non te fa più vedere qua. Dottore, non mi farà male. Io sto sotto antibiotici ancora. No, signora, non si preoccupi, anzi, mi migliora la circolazione. Manco un bacetto, mi dai? Sì. Una parola. Che c'è? Zitta un po'. Silenzio un attimo, signora. Dottor Castrovillari? Dottor Castrovillari? Sì, vengo. Ah, meno male, va. Dottore, guardi che forse c'è un sacco di gente che aspetta, eh? Eravamo preoccupati? Non c'è da disturbare. Ma facciamo presto tanto, no? Mi ha detto che lei è uno abbastanza rapido. Non con tutti i pazienti, eh? Sì, lo so. Cosa è stato? Che c'è? No, fa caldo. Stia in silenzio, per cortesia. Stia in silenzio. Bello finotto. Con calma. Paralitica, cos'era? Stia calmo, per cortesia. Ma culo come? Stia zitto che le fa alzare il tracciato. Ma flagrante di chi? Azzurro. Quest'uomo non fa niente di illegale. Dice solo cose vere, non può essere un simulatore. Se sta qui da 4 anni, qualche cosa ce l'avrà, no? Ho capito, ti sei fatto un fino a chiare, eh? No. Ti ha raccontato 2 storielle e tu hai abboccato. Ci ho detto di no. Te l'ha già fatta fare l'escursione? Che escursione? I pazienti in lista d'attesa giù in accettazione. Non ti ci ha ancora portato a vedere la gente che aspetta in fila disperata? E la mela? Te l'ha già spaccata la mela? No. Questione di minuti. Tanto sul repertorio è tutto lì. Massimo, guarda, e quello lì ci può stare altri 10 anni qua dentro a vendersi i posti letto. Cosa ci guadagno io a espormi? Niente. Anzi, è che questa qua era un'occasione per te, per metterti in luce, una possibilità. Ti vuoi tirare indietro? Non c'è problema, ci parlo io col direttore sanitario. Le dico che abbiamo scherzato e basta. Contento te. Preparati. Ti faccio preparare il modulo d'uscita. Giorgio. Che c'è? Me l'ha già spaccata la mela. E questo di chi è? Manozzo. C'ha più extra sistoli che capelli in testa. Oh. Tu invece... No, stai bene. Stai bene, stai, va. Sì. Mo vattene, fa bravo. Ciao, Castro. Ciao. No, oh, aspetta, non uscite. Non uscite, là, aspetta. Non uscite, va, avanti. È arrivato il cardiologo, eh? No, è meno male che non c'è. Dottore, cosa? Sono 3/4 d'ora. Ho capito, sto visitando. Allora, chi è il primo? Torniamo, questo è il sito d'Artunicolo. C'è il conte del Monte Cristo. Tanto per cominciare devi sapere chi è il complice. Al 90% è l'infermiere. E se fosse solo un infermiere? Perché lo dici? A me pare un criminale. No, quello è troppo cretino per fare tutto da solo. Questi due agiscono in coppia. E ci deve essere anche un terzo che raccoglie le prenotazioni. A proposito, Massimo, cerca di stare in campana col personale, perché se scoprono chi sei e perché sei qui, sono dolori. Che mi possono... Cosa mi possono fare, scusa? Di tutto. Li vedi quelli lì? I legamenti te li fanno rifare davvero. A tutte e 2 le gambe. Lasciare già pezzo più. Ecco, prendi, sposta, metti qua, vai di là. E che? Che stava... Che? Che? Marco. E lei che ci fa qui? Ho fatto fare quel prelievo, dottore. A quest'ora? Stamattina non erano a digiuno. E ci hanno detto all'ultimo momento. Avevo già preso il caffè. E quella lì?
Mi si hanno regalato i manutentori. Ma dottor, qui il barbiere non viene mai. Ci siamo organizzati. A giro vado, c'ho i pasti. Allora, che voleva Cuprio? Niente, gli facciamo tenerezza perché siamo malati. Ah sì? Che c'è? Che c'avevo? Fegato, mi ha fatto fare un prelievo di controllo perché hanno le transaminasi alte. Tutti e tre, eh? Dateci piano con la vodka. Ma quale vodka? Guarda che quella hanno sbagliato le analisi, che c'ho la faccia di un che c'ha l'epatite virale io. Vabbè, questo è Massimo. Dolcevita, cigogna, pakistano e Brianza. Piacere. Piacere, Brianza. Come mai Brianza? Perché sono del nord, nuovo salario. Massimo è arrivato stamattina, è un crociato anteriore. Che? Lesione inveterata. Alle 4 c'è l'uscita, non puoi farlo per niente, c'è Brianza. È venuto a casa e ti ha battuto 35.000 lire? E tu gliela date? Brava, brava, ma perché gliela date? Per la pippetta della candela del motorino? Ma di quale motorino? Del suo, perché col mio ce se n'è andato. Ma poi, ma che costa 35.000 lire una pippetta del motorino? No, mo te li fai ridare, va bene? No, te li fai ridare, perché... No, tu gliel'hai dati e tu te li fai ridare, va bene? No, allora, dì che venisse da... detto mio figlio se vai da lui. Dì così, non vede l'ora? Come non vede l'ora? Vabbè, tanto c'ho ragione, lo ricatto. Ma lo pago, sì, lo pago. L'ho sempre pagato. Lo copro d'oro, lo copro. Sì. Ciao, ma. Ma costa 35.000 lire una pippetta della candela, ma che è d'oro, eh? Mo che devo fare, riassunto? La scheda funziona, eh? Oddio, ragione. Non sapevo. Vabbè, non era difficile? A me mi completano 60 pazienti e ne devo gestire 200. Sì. Io faccio gli elettrocardiogrammi da solo perché manca il personale e più devo lavorare in un buco perché il viceprimario mi ha fregata la stanza perché ne disse l'ufficio. Poi la notte la passo a scrivere le relazioni. Come la passi la notte tu? Vabbè, comunque, il reparto lo mando avanti. Ah, ecco. Da solo lo mando avanti. Ci passo 12 ore al giorno qua dentro. Mi spieghi perché mi dovrei preoccupare pure di uno come Mannozzi? Perché quello fra un po' scoppia. Ma se non è scoppiato fino a mo', tanto ormai non lo operano. Ma che discorso è? Tutte quelle flessioni non gli fanno male al cuore? Sì. Sai perché gli fa male al cuore? Gliene fai tanto da male al cuore. E mica solo lui. Che? Io so aspettare. Verrà anche il mio da momento, su. Ma che stai dicendo? Ci vediamo, muciacia. Come va? Altre cose? Quando è che è questa serata? Dopodomani. Sono 20 giorni che non tocco la chitarra, non vedo l'ora. Però mi sa che non la puoi fare, sai? Perché? Vogliamo una tiratina. Come una tiratina? No, non è niente, ecco, rilassati. Metti il braccio qua, no, buono, metti il braccio qua, buono, così. Vai. Dai, dai. Basta, fai il gesso. È fatta, andiamo, va. Dai, basta, non ti preoccupare. Sto pezzo di merda. Lo sai che succede se ti vedono entrare qua, eh? Lo sai che ho visto qua fuori? Chi hai visto? Castrovia! E allora? Lo sapevi, no? Non sapevo che stai in appoggio a questo reparto. Quando me le dici le cose? Oh, ti facevo stare in ansia e basta, calmati, eh? E tu piuttosto cerca di concludere. Che concludo che non mi posso muovere dalla stanza, lo incontro dappertutto. E che sei qui, per farti le gite? Massimo, anche se ti incontra Castrovillere, che te ne frega? Sei ricoverato, punto e basta. Poi lui passa tutto il tempo in ambulatorio a lavorarsi le degenti, no? Tanto adesso stava fuori a lavorarsi la caposala. Come la caposala? La caposala. Vedessi come gli sbava dietro. A me stamattina mi hanno portato via il motorino. Oggi pomeriggio mi hanno fregato il radione. Che altro mi può succedere? Calmati! Massimo, io ti ho avvertito. Questo qua non è un gioco. Quindi vedi di stare tranquillo e tornatene di là, ok? Dottore, io vado allora.
Disturbo? No, no, venga, venga. Migliarini, allora mi raccomando, l'antinfiammatorio. Antinfiammatorio, certo. Grazie, dottore, arrivederci. Mettiamo subito le cose in chiaro. Io qui dentro non sono l'ultima cosa. Ma ti sbavo ancora dietro? Ma chi? Come chi? Castrovillari. E poi perché c'è pure qualcuno che non ti sbava ancora dietro qua dentro? Mi apposto le mani. E sta attenta come parli, perché girano delle voci che non mi piacciono per niente. Ah sì? E tu perché non le smentisci? Forse ti interessa fare un passettino in avanti, eh? Senti, ho belli capelli. Io c'avevo l'idoneità a Caposala quando tu ancora te facevi le seghe al liceo. Quindi a me non mi serve a niente un passettino. È chiaro? Neanche se lo fai alla Mater Purissima? Come la Mater Purissima? Eccolo! Dai! Sì, va bene. Vai, vai, vai! No, con le mani, coi piedi, spara la cannonata, forza, vai! Ma di che? Con sto ginocchio, dai, non posso! Guarda, con quell'altro, su, piano piano! E vai, un tiro solo, facci vedere cosa sai fare, forza! Palla per favore! Un momento, adesso arriva! Sì, ma fammi una cosa da giorno, però, eh! Eccola! Bravo! L'ha beccato il filo spinato! Come si chiama? Una bucata, oh. Ma che c'è? Ma che c'è? Le gambe incessate, sì. Una bucata, oh. Ma che ho fatto apposta? Ma cazzo, sta pure a piano per culo, la stronza! Ma vengo, la nostra, la stronza! La stronza! La stronza! E meglio che andiamo. Poteva fare. Vabbè, basta, andiamo a fare tecnica. De fuga. Stai più in punta, stai più in punta, forza. Corri? Via, avanti con la schiena, non stare impalato così, forza! Potevamo aspettare dopo l'operazione, no? No, dopo sei troppo debilitato, fra anestesia, antibiotici... Le braccia, attenta le braccia! Le fai troppo lunghe, le braccia, più fluido, più fluido! Fluido! Così? Vai dritto, adesso? Lasciati andare, respira, respira! Avanti con la schiena, avanti! Senti, senti come siete la stessa cosa, tu la carrozzina, devi cantare la carrozzina! Vai che canta! Come ti trovi in curva? Come mi trovo? Sposta il peso, sposta il baricentro, come con la moto. Naturalizzala, falla tua. Curva. Curva. Oddio. Vai. Senti che sei tutt'uno con la carrozzina, lo senti? Che senti? Che sento? Un principio di crampi, sento. Allora, far rifare la convergenza. Bandina, aspetta, c'è dentro una cosa, aspetta, non si ferma mai. Ma figurati, quando c'è banda in giro poi. Io almeno non capisco. Senti qua, ma che ha fatto allora? C'ha qua la cicatrice? Per quello che è stato ricoverato qui, no? Il ginocchio se l'è rotto dopo. Cioè il ginocchio se l'è rotto dentro l'ospedale? Sì, si è rovinato cadendo dalle scale mentre gli correva appreso. Allora l'hanno spostato da noi per rifargli il crociato e dopo l'hanno rimandato giù in Torino. Un altro veterano? No, ma nostro no, non è neanche un anno. Ah, toccate fuga proprio. Mm. E quando esce? Ma lui crede di uscire fra 15 giorni. E invece? E invece non esce. Ha un tumore alla laringe. Come un tumore? Oh. Capita. Ma nostro poi è sempre stato uno sfigato. Quando è arrivato qui aveva uno gnocco in gola talmente grosso che non riusciva quasi a respirare. Volevano fargli un intervento radicale, ma lui si è impuntato e ha chiesto un intervento conservativo. Cioè? Per salvare almeno le corde vocali, no? Certo, il rischio che rimanga qualcosa del tumore c'è sempre. Gli hanno dato 3 mesi di vita. E invece? E invece l'hai visto, no? Fa le flessioni. Non sembra un malato di cancro. Perché non lo sa. Sì, mo non lo sa. Non sa quanto è malato. Ne hai visti parecchi? Di che? Di malati di cancro. Ah, qualcuno, fuori. Ah, fuori, non in ospedale. No, no. Vabbè, ma quelli fuori muoiono. Quelli fuori muoiono? Eh sì, tutti. Ciao, zia, venga per te. Dopo magari, ciao, bella. Quelli fuori muoiono tutti. È chiaro, stanno in mezzo ai sani, sennò che si sarebbero ammalati a fare. E qui dentro invece? No, qui dentro si diventa più combattivi. Hai mai sentito parlare di Chichester? No. Francis Chichester? No.
Non hai mai sentito parlare di Chichester? No, non lo conosco. Perché è tanto grave, scusa? Era un impiegato di banca, Chichester. Aveva 50 anni, la pancia, era sposato. Insomma, uno regolare. Un giorno gli dicono cancro ai polmoni, 3 mesi di vita. Beh, lui pensa, se devo schiattare, tanto vale che lo faccio facendo qualcosa che mi piace, no? E l'unica cosa che gli piaceva veramente fare era andare in barca a vela. E fece il giro del mondo in solitario. È stato il primo a farcela controvento. Controvento? Controvento. Beh, una bella faticaccia. Quanto ci ha messo? Ci ha messo 1 anno e mezzo. E quando è tornato, sorpresa, niente cancro. Gli sarà venuta la pleurite, però. È stato fortunato, Chichester. Capita. Sì, ma quando capita? Te lo sei mai chiesto? Quello mica era Messner, con le navi a poggio, gli elicotteri, le televisioni dappresso. Quello era solo, in mezzo all'oceano, doveva sopravvivere. È per quello che non è morto. Perché a forza di sopravvivere ci ha preso gusto ed è guarito, cioè. Esatto. E tu lo sai perché Mannozzo sono 2 anni che deve morire e non muore? No, perché? Perché è troppo incazzato per morire. Mi sa che te ogni tanto lo aiuti a farlo incazzare. Ogni tanto, lo faccio per lui. Certo, sei un benefattore. Oh, ma guarda che incazzarsi è importante, Soprattutto per uno come Mannozzo. Ma tu l'hai visto quel film francese coi topi? Coi topi? Coi topi, era francese, ma c'entrava qualcosa l'America, non mi ricordo. Beh. Beh che? Sto film coi topi? Ah, sì. Ascolta, lì prendevano un topo e lo mettevano in una gabbietta metallica. E facevano passare la corrente elettrica nella gabbietta 20, 30, 40 volte, no? Il topo prima si straniva, poi si incazzava, però non poteva fare niente. E allora deperiva, si ammalava e alla fine moriva. È una firma da ride. Poi prendevano 2 topi e li mettevano nella gabbietta e facevano passare la corrente. 20, 30, 40 volte. Esatto. E sai cosa succedeva ogni passaggio di corrente? Che i topi si incazzavano. Si incazzavano e cominciavano a mordersi tra di loro a sangue, capito? A sangue. Però rimanevano sani. Casomai con qualche scoriazione lieve. Sì, sì, ma vivi. E Mannozzo fa lo stesso. Ai minuti contati allora si incazza, anche quando ha torto. Sì? Soprattutto quando ha torto. Cioè tu mi stai dicendo che uno più diventa stronzo e meno si ammala? No, è che la gente deve sfogarsi, no? Ha bisogno di rilassarsi, sennò come campa? E dove cresce la palla? Ehi, paghi. Come va qua? Vediamo un po'. Che sta? Che è roba della cucina? Ma c'è stante, ma quale cucina? Questa è tutta roba nostra, guarda qua. Vai. Senti che profumo sto rosmarino, Guarda. È il basilico che mi patisce. Sto disgraziato qua con la tromba che... Oh, avupere, scattata! Vai, partire, impazzire! Questa che è, rughetta? No, erba. Ecco. Il pakistano dice che cresce spontaneamente. D'altronde se mi vola. Il clima è favorevole. Senti, ce l'hai la ragazza? Ce l'ho. È stata una situazione un po'. Ho capito, non ce l'hai. Allora rispondi da solo a queste domande. Fattele, rispondi, no? No, perché si vede che non ce l'hai. Ma certo, che c'ho il sottotitolo. Marta! Marta, ma che ci fai qui? Ma non ti avevano dimesso? Sì, sta benissimo, guarda. Hai visto? È bellissimo. Stai meglio di prima? Quasi, mi pare vero. Senti, ma perché sei qui a quest'ora? Ti sono venuta a trovare, pure mia madre te voleva venire a trovare. Dice che se n'era per te. Ma dov'è tua mamma? Ma aspetta giù, fuori tuo orario delle visite mica la fanno passare. Potrebbe venire durante l'orario, no? Dice che è inutile, che tu te ne vai sempre in cortile perché te vergogni che nessuno te viene mai a trovare. Dice così? Certo che ne dice di stronzate tua madre. Senti, Marta, forse è un po' tardi adesso.
Tua mamma si mette in pensiero. Va bene. Ciao. 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 Ma che giorno è oggi? Oggi è giovedì. Giovedì? Oh, ma siamo in ritardo, dai, muoviti. C'è tanto bisogno. Che ne sai com'era prima? Che ne sai che non è il risultato di allenamenti? Magari tutta forza di volontà, esercizi, determinazione. Domani ci si torna, eh? Domani è il turno dei maschi. Vabbè, allora domani si starta. Quando è successo? Un'ora fa. T'ho cercato per dirtelo, ma... E dove li hanno portati? Malattie infettive. Gli hanno dato le transaminasi altissime a tutti e tre. E Dolce Vita? È di turno stanotte. A.G. Pure Cupero è di turno. Se ne abbia una pastrata a testa, quello stronzo! Adesso torno in camera tua. Forse ce l'hanno davvero l'epatite. Ma qual è l'epatite? Quello gli ha falsificato le analisi. Sta facendo il vuoto intorno, lo stronzo. Ma che è? Ma niente, un quarzo da 5.000 watt. Che cosa? Un regaletto di Cupreo. Massa, bel regaletto. Ma come ha fatto? Si è comprato un elettricista. Gli ha promesso un posto al centralino, figurati. Ma dopo non gli è sembrato vero. Magari dietro il banco sembra pure altro. Ma perché ce l'ha tanto con te Cupreo? Perché io so tutte le stronzate che ha fatto. Pure con Mannozzo. Che c'entra Cupreo con Mannozzo? È lui che l'ha operato al ginocchio. Certo, non ufficialmente, era secondo in sala. Però doveva coprire Larry. Perché Larry non stava? In clinica privata. Qui dentro Larry ormai fa solo i suoi affezionati. E Cupreo opera al posto suo. Come fa, scusa? Lo fa. Ormai gli copia la firma pure sul registro delle operazioni. Solo che con Mannozzo ha sbagliato di brutto. Perché? L'operazione è una stronzata. Un crociato fresco oggi in 20 giorni ricammini. Mannozzo invece 2 mesi che è stato operato, ancora non poggia nemmeno la gamba per terra. Com'è possibile? Perché gliel'ha fatta a cazzo, Cupreo. Tanto che gliene fregava a lui. Doveva morire. Un tumore alla laringe non perdona, eh? E invece Mannozzo non muore. Anzi, comincia a fare fisioterapia come un pazzo, a fare ginnastica dappertutto, nei bagni, in cucina, nei corridoi, in terrazzo. Diventa la favola dell'ospedale. Perché lui vuole ricamminare. E sai una cosa? Forse ce la fa! Sai, no, gli viene un infarto prima con tutte quelle flessioni. Che succede? Niente. No, si stava solo... si stava parlando. Dopo le 9 non si chiacchiera, c'è gente che sta male in questo reparto. Ha ragione, infatti ora la smettiamo. Ecco, sarà meglio. Dai, vada, rilassati. Signor Migliarini, stavo cercando di tranquillizzarmi. Io domani c'ho l'operazione numero 13 e sono superstizioso. Perché sai, Larry è un po' anziano. Lei domani sarà operato dal dottor Cupreo. Cosa stai dicendo? Guardi la lista operatoria, se non mi crede. L'ho vista stamattina. Vado a guardarla adesso. Facci. Domani Larry opera un altro, perché oggi hanno ricoverato un raccomandato. A te ti opera Cupreo. No, io non c'entro niente, eh. Adesso vediamo se non c'entra niente. Gigi. A G. Gigi, vieni qua! Gigi, basta, lo sai, c'è stata guardia, no? Fermati, vieni qua! Senta. Che c'è?
detto io. Disgraziato! Quante volte ti ho detto che non ce devi venire? Ah, io sto lavorando! Che voto? Volevo solo 36. Forza, via, via, cammina. Grazie, mamma. La prossima volta vado a fare tu fare le vostre. Tanto siete uguali, te, quell'animale. Che sta a fare in piedi? Si siede? Si stava da bene, vedo, eh? Forse deve fare doppi e tripli turni, era l'unico modo. Non ci stanno molti infermieri disposti a lavorare in questo reparto. No. Ma dove pensa di stare lei? Ancora non ha capito chi ci sta qua dentro. Rialza uno scippatore. È caduto dal moto perché la vecchietta non gli ha mollato la borsa. Cicogna è un topo d'appartamento. Lo chiamano così perché entra solo dai cornicioni. Che crede che quella tromba l'ha comprato al negozio? Non è gente tenera. Beh, pure lei non mi sembra una che scherza. È l'unico modo per non farmi mettere le mani addosso. Vede, qui i degenti non sono veramente malati. Magari gli manca qualche pezzo, però il resto bolle. E più sono immobilizzati, più danno in escandescenze. È proprio l'ortopedia che è così. È empirica. Senta, Migliarini, le voglio dare un consiglio. Stia alla larga da Bonsanti. E non creda una parola di quello che le dice. Arrivederci. Mannozzo, avevo pensato di portarti un po' di musica, così. Io tanto non vado a letto, quindi... Ah, grazie. Mi ci voleva proprio. Senti, ma te t'ha operato Cupreo? Mi sono scemo. E sono fatto operare dall'Harry. Però era secondo quello stronzo di Cupreo. Poi, dopo l'operazione, mi ha sempre visitato lui, ma non mi ha mai messo le mani addosso, quello stronzo. Era secondo, eh? Secondo. Ti cercavo. Bonsanti, come va? Non c'è male, sta crollando. Bene. Anche grazie al tuo aiuto. Chi sarebbe raccomandato di stamattina? Non esiste, mi sono limitato a spostare un nome. Un nome? È facile spostare un nome, eh? O una firma. O una lampada al quarzo. Che vuol dire? Niente. Pensavo a Fabio Mannozzo. Chi? Mannozzo, non lo conosci? Il toscano, quello che fa le flessioni in corridoio. Bravo. L'hai operato tu, no? No, l'ha fatto Larry, ero secondo, mi pare. Perché te ne interessi tanto? Eri secondo. Quindi leggevi un divaricatore? Sei sicuro di non aver fatto altro? Ma quale divaricatore, Massimo? L'ho operato un'artroscopia, era crociato. E come mai a due mesi dall'intervento Mannozzo ancora non poggia la gamba per terra, visto che era solo un crociato? Ma te che te ne frega di Mannozzo, scusa? Ah, a te sicuramente non te ne fregava niente. Tanto doveva morire. Morire? Di tumore, Giorgio. Tumore alla laringe. Tumore alla laringe? Non lo sai, eh? Certo, perché magari nemmeno la cartella clinica hai visto prima di aprirlo. Certo che l'ho guardata. Solo che quella cicatrice è dovuta a un incidente stradale. Si è lacerato il collo con parabrezza di una Vespa, qualcosa del genere. Massimo, si vede che è una cicatrice vecchia e che non è neanche una sutura da post-intervento. Un laureato in medicina se ne dovrebbe accorgere. Bonsanti ha colpito ancora? Non ci posso credere. Non è colpa tua. È proprio lui che è un grande stronzo. T'ha preso per il culo. Prende per il culo tutti. E non c'è neanche niente a quelle gambe. Ma allora cacciatelo via se non c'è niente, no? Come faccio a dimostrarlo? Non riesco neanche a avvicinarmi a quelle ginocchia. Ma intanto domani mattina un'occhiata te la puoi dare. Ma cazzo? Questo qui si fa rimandare l'intervento come al solito. E sarà la quarta volta in due mesi. Massimo, io ho le mani legate, non posso far nulla. Larry se ne frega, se ne sta sempre in clinica privata. E Bonsanti se ne approfitta. Avevo anche due belle notizie da darti. E dammele, va. Come? Dammele. Vuoi andare avanti?
Eh sì. Mi sono rotto le palle di passare da coglione qua dentro, dai. Primo, il direttore sanitario. Ha detto che se riesci a incastrare Bonsanti ti assume come ispettore. Ce n'è solo un casino di scecarli qua dentro come lui. E finché il DRG non entra in vigore non possiamo fare niente contro di loro. Cioè dovrei continuare a fare questo lavoro? Ho capito. Un grande stipendio per non fare un cazzo. Massimo, terzo livello, fascia B, saresti equiparato a un dirigente. Che vuoi di più? Niente, niente. E l'altra bella notizia? Ho trovato il modo di incastrarli. Tutte e due. Tu e l'infermiera. Però bisogna agire stasera. Tu continui a fare un po' di commedia col Bonsanti. Poi ti fai convincere a rinunciare all'operazione. Tieni, guardalo. Se l'infermiera arriva da te con uno di questi è fatta. Che cos'è? Un modulo di rinuncia volontaria. Se ce l'ha già in tasca l'abbiamo fregati. Perché? Perché di notte questi moduli sono chiusi a chiave nel cassetto del medico di guardia. Stanotte ci sono io di guardia. E quindi se l'ha in tasca vuol dire che se l'hai preparato prima. Il che vuol dire premeditazione. Certo. E bravo Cuprio. Allora io non ti servo. Tieni, mettigliele delle mani in tasca all'infermiera. Incastrali, dai. Eh no, mi serve una testimonianza diretta. Altrimenti è la mia parola contro la loro. E poi scusa, ma secondo te, tutto questo cazzo di casino, io per chi lo sto facendo? Per me, eh? Ogni tanto me lo dimentico, sì. Cerca di ricordartelo, invece. Allora, basta che l'infermiere venga da me con uno di questi firmato da te e sono finiti. Non ti fare fregare questa volta, vacci giù duro. Sta tranquillo, lo massacro. Stavolta lo massacro. Compra dello radiume. Cosa gli ha preso? Che ne so. Hai visto Luigi in camera? Non c'è? No, non l'ho visto. Gli devo parlare, se lo vedi, digli che mi trova in laboratorio. Vabbè. Lasciala perdere quella lì, lascia. Ancora sta storia, basta, l'avete rotto, non ci credo. L'ho vista. Quando? Oggi pomeriggio usciva dalla sala Jesse. Hai visto Gigi? Volevo mangiarmi la mela. Volevo mangiare la mela perché... Chi se ne frega? Ti ho chiesto se hai visto Gigi. No, perché non stava con te. Ma si stava con me o veniva a cercare? Ma se non siete scemi invece mandalo qua, eh? Carlo! No. Che? No, scusa, ti volevo chiedere una cosa se non ti disturbavo. Dimmi, che c'è? Niente, devo parlare di Fabio, il nostro. Che ha combinato stavolta? Niente, mi sembrava un po' strano, capito? Allora... Ma quello è perché hanno cambiato delle parti ad amici suoi. Ormai sono affezionati. Ma tanto mo' dimettono. Perché lo dimettono presto, vero? La ferita si è rimarginata e la fisioterapia se la può fare pure a casa, no? Perché? Ma mi hanno detto che era più grave. Ah, ma quando è arrivato qui stava grave. C'ho un pezzo della pezza da vespa, affilavo dentro al collo per traverso così, pareva grande. Io mi credevo che ci avesse un tumore, Carlo. Ma no, insomma, quando mai? Me l'ha detto Luigi, tumore alla laringe. Te l'ha detto Gigi? Sì. Che c'è, eh? Niente. Stai piangendo? Io? Che sei matto? No, no, sono ste luci, sti nei. Sti nei, certo. E che Gigi per me è come fratello? Non mi pare che stava passi tanto male qua dentro. E che te fa? Sono 4 anni che stai anchiodato su sto letto. Ma se domani lo operano ci sarà qualche altra speranza, ma no? Ma de che? Ma de che? Devi farlo camminare. Cammina Gigi. Gigi c'ha la farina al posto delle rotule. La farina. E allora questa ulteriore operazione a che servirebbe? Rimozione dei tessuti cancerosi. Gigi deve pensare a sopravvivere, non a camminare. Che? C'è da lui il cancro, non Mannozzo. Non ci credo. Non ci credo, Carlo. Lui lo nasconde, perché se vergogna, io lo capisco pure. Se si viene a sapere qui in reparto, crolla un mito. Ma capirei. Un osteosarcoma del ginocchio. Un osteosarcoma del ginocchio? Non si deve sapere, eh? Gigi mi detta in istituzione. È uno che scherza, ride sempre.
del resto che vuoi fare? Capita. Capita, qua dentro sapete di soltanto capita. Ma che cazzo le strilli? Tapi con me. Anzi, che ne era venuto prima. L'hanno aperto 200 volte. 12 operazioni, senza contare artroscopie, Ci ha tanti dei sgarri sulle gambe che sembra che porti le calzarite. Ma d'altronde che vuoi fare? È l'ortopedia che è così, è empatica. Vorrebbe dire che tutti gli assistenti dell'Eri si sono allenati addosso a Gigi. Gigi ce lo sapeva, Ma che poteva fare? Una volta che ti hanno addormentato, che ne sai chi ti tocca, chi ti smucina, chi ti tira, chi ti lavora? Anzi che hanno tagliato le gambe, perché in quei casi è prevista l'amputazione. Lo so. Come? No, niente. E come mai a lui non gliel'hanno tagliate? Perché dopo la biopsia lei aveva dato 3 mesi di vita. Allora Gigi ha chiesto un intervento conservativo. Voleva morire con le gambe sue. A Larry? E Larry l'ha accontentato. Dopo tutti questi anni che vuoi vedere qui, lo tratta come figlio. E poi comunque doveva morire, no? Il nostro sarcoma non perdona. Ma lui l'ha perdonato, però. E quello che dice pure Cuprio. Apposta non ci crede. Dice che se Gigi ci avesse avuto veramente l'osteosarcoma, a quest'ora non sarebbe ancora vivo. Cioè Cooper non si fida di una diagnosi di Larry? È il suo primario? Ma Larry ormai è vecchio. L'ha aperto talmente tante volte a Gigi. Che manco gli ci guarda più dentro. Ormai lo parà a memoria. E poi comunque fino adesso Larry aveva assistito a tutte le operazioni. E questo per Gigi è una bella garanzia. Ecco perché ha schizzato via così allora. E te credo. Cooper non vede l'ora di mettere le mani addosso da solo a Gigi. Perché se l'apre non gli trova niente, dimostra che è il simulatore. Se gli trova qualche cosa, zac, gli taglia le gambe. Comunque va, se ne libera. Te pare giusto a te? Castopolo disgraziato e Gigi lo trattano male soltanto perché non si decide a morire. Sono 3 anni che dice da morire, non muore mai. C'è qualcuno che si comincia pure a incazzare. Qui i posti dentro sono preziosi, L'ho saputo. Ce lo sai perché Gigi non muore? Perché? Per fargli il dispetto. Loro dicono 3 mesi, lui si mette le digne e arriva a 4. Poi da quando gli hanno raccontato questa storia qui delle chipster. E patatine? Sì, fiocchi d'avena. Chipster, navigatore solitario. Quello che ha fatto il giro del mondo in barca a vela contromano. Contromano? Contromano? Controvento! Controvento, contromano, ma che cazzo ne so che faccio, il marinaro io. Chipster lavorava in banca e c'aveva il cancro. Un bel giorno lo sai che ha fatto? Ha preso 2 sorci, l'ha messo dentro la gabbietta e l'ha buttato in mezzo alla corrente, 20, 30, 40, 60 volte. In America o in Francia, ma non mi ricordo bene. Ma che stai? Ma che ti sei impressionato per Gigi? Quello è in casa a pace. Lasciami perdere. Ma come stai qui ormai? Ti devi fare un'operazione che fuori ti costa almeno 25 milioni e tu te ne vuoi andare. Aneno, guarda che ci sono gente che aspettano anni per farsi ricoverare qua dentro. Lasciami perdere. Ma fa come te pare. Comunque se devi uscire devi firmare il modulo. Ma io che non lo firmo per modulo. Non lo devi firmare, perché se non firmi non esci. Ma andò a stare al campeggio. Ma devi lasciar perdere. Ma fa come te pare. Ma che me frega a me? Mi risparmi pure la fatica da una tappia. Perché lo devi andare a prendere? Certo, mica mi convento. Cioè non ce n'hai uno appresso? Ma devi, le moduli d'uscita, no? Sei sicuro? Guarda bene, magari in qualche tasca... Ma leva ste mano, non mi toccare! Non ce l'ho, c'era il medico di guardia. Ma è bellissimo. Eh? Ho detto che è bellissimo, non c'hai i moduli, è bellissimo. Tu sei scemo. No, tu un po' capi io sì. No, io posso capire, tu sei tutto scemo. Sei sciroccato totale. Anzi, lo sai che ti dica, è meglio che te ne vai. Ma che ha fumato? Cambia spacciatore di questo da rovina. Lo sapevo. Il pezzo di merda di Cuprio. Ma che c'hai la palla di vetro? Guarda un po'. Non ho dimenticato che me ne porta presso uno con gli evenienze. Meno male. Così non faccio le scale. C'è la data di oggi. L'ho preso stamattina sopra il pensiero. Capita. Nome, cognome, data di nascita, motivo da rinunciare all'intervento, lo devi compilare tutto. E poi metti la firma. Carlo! Lo sapevo io. Davo il pensiero. Oh, compila. Carlo! Ma quanta c'è in colpa? Dai, il briga. Ma che sì? Aspetta.
te lo fai da solo sto mercato, brutto bastardo. Ma sto poraccio non c'entra niente, la sta a pagare per tutti. E io te frego. Agì, almeno tu ce l'hai, c'è di pezzetto. Ah. E il modulo? Preparati, io porto questa guardia medica. Aspetta, tua mamma, aspetta. Ah, grazie. Fa piano, Ce la fai? No, infatti io devo far piano, notte. Al tre, uno, due, tre. Oh, bravissimo, bravo. Che te sa fa? Mettete giù. Io te lo lascio giù. Il braccio, mi stai storcendo il braccio. Dio scusa, sì. Non so bene. Va benissimo, benissimo. Grazie. Ah, poi avevi ragione tu, non c'entri niente. Che t'avevo detto? Hai risolto? Sì, non mi faccio toccare da Cupreo, non mi fido. De tanti non ti devi fidare qua dentro. E perché? Mi vogliono tutti bene qui. Certo. Dove vai? Me ne vado. No, dico, dove vai a farti operare? Non m'opero più. E il pallone? Come fai col pallone? Ci rinuncio. Ma io credevo che per te il pallone fosse tutto. Io sono sempre stata una pippa al pallone, G. Veramente non mi sembra. Prima col palleggio andavi anche benino. Poi, quando hai fondamentali, puoi sempre imparare, no? Per pallone si impara da piccoli, dopo è tardi. Sei uno che scappa, non credevo. Ma sei fatto di tutto per farlo andare via? Sì, ma da questo posto di merda. Fatela in clinica l'operazione. In clinica? Non c'ho manco i soldi per pagare un motorino a rate, mo vado in clinica. Va bene, allora fatela qui. Poi non è così male come ti dicevo, forse io ho un po' esagerato. E poi ti opera Larry, no? Quindi torni come prima, sei tranquillo. Massimo, la tua operazione è una cretinata, un crociato anteriore, cosa vuoi che sia? Ma tu non devi rinunciare al pallone, non puoi rinunciare a correre. Senti, a me non mi va di rischiare. Non posso più correre, d'accordo? Però almeno cammino. Anch'io cammino. Sei proprio una spina. Ma ancora non l'avevi capito? Ma guarda che qui è come a militare. Quando arrivano le spine, i nonni giocano, scherzano, se non sa che palle. Le 13 operazioni? L'osteosarcoma, le calze a rete, quell'altro figlio di puttana. Carlo, ci è andato pesante, Ha fatto il pianto? Bastardi. Io gliel'ho detto mille volte, non piangere al cancro, non si piange, sennò diventa troppo patetico, mi rovini l'effetto. Ma che sei via per culo così alla gente? Che gusto c'è? È da stamattina che mi è stata a pià per culo, che vi sentite meglio? Come ti senti? Dimmelo. Dai, adesso sei un po' così. Piuttosto vai a prenderti il modulo, che sennò quello lì chissà dove arriva. Vaffanculo, tu hai il modulo. Ma dai, era uno scherzo. Dai, vai a prendere il modulo, dai, veloce. Quello sembra, però va, Vaffanculo. Ma che modo? Lo devo portare da Cupro? Ce lo porto io da Cupro, almeno sono sicuro che non ci stanno sorprese, forza. Ma che sorprese? Ma che stai? Au! Ma che te devo fare un disegnetto? Ridammi il modulo, che Gigi mi ha detto tutto, su. Che ti ha detto? La spina, i nonni, il cancro non si piagne, si è alzato, si è fatto una passeggiatina, dai. Una passeggiatina? A piedi? No, in tassi. Damo, dammi sto modulo, ha camminato davanti a me. Ma definito di piame per culo oggi, tutte e due.
ti ha saltato in testa. L'hai ripreso? Ma certo che l'hai ripreso. Io lo sapevo, sai. Lo sapevo che prima o poi... Oh, schifo, che c'è bello. È vero che hai camminato. Sapessi quanto era bello. Era bellissimo, Carla, era bellissimo. Sono arrivato fino a lì, guarda. Sei completamente rincoglionito, Gigi. Fammi vedere ste gambe. Ci fai la marmellata. Devi vedere come camminavo. Sembravo vero. E io ma che cazzo gli dico al siciliano che parevi vero? Eh? È da stamattina che mi sta dando tormento. Ci ha dato pure anticipo, Gigi. Vabbè, che te ne sei spesi tutti i soldi. Ma no, tutti no. E allora gliele vediamo stasera. Un par de coglioni, ragazzi. Quello sa che adesso quel letto è libero e non vuol sentire ragione. Io ho telefonato due volte. Io ho già telefonato, Gigi. E va bene, gli ritelefoni. Ho aspettato tanto, una settimana più, una settimana meno. Io vorrei sapere che t'ha preso, Gigi. L'avevi sfangata in mezza giornata con questo, in mezza giornata. Voleva rinunciare al pallone. Tu sei tutto scemo. Io spero soltanto che sto stronzo dei Miarini se ne va davvero. Perché se l'è ripreso il modulo, no? Sì, ma per portarglielo lui a Cupro. Che vuol dire? Se ne va lo stesso? Così mi ha detto, che ne so io! Vabbè, perché ti cazzi? Se Miarini se ne va vuol dire che il letto è libero, glielo diamo al siciliano, no? Che problema c'è? Io non mi fido, a me questo non mi piace. Lo devi vedere, c'aveva l'occhio di fuoco, c'aveva. Hai capito? Non mi piace. Io devo portare il modulo a Cupro, io con ste mano qua, per star tranquillo. E se ci ripensa? Eh? E se ci dovesse ripensare? Come se mettiamo? Guarda un po', pure il borsone ha lasciato qua. Allora deve tornare a prendersi. Sì. Qui deve tornare. Ragazzi, così non va, eh? Bisogna che ci diamo tutti una regolata, perché sennò io mi chiamo fuori. Vanda. No, è che Vanda. Apriamo la lista a chi ci può dare i soldi veri. Mica possiamo fare la beneficenza a vita. Io. Qui si rischia brutto e succedono cose strane. Vanda. Che c'è? Che succede? È successo che sto scemo ha camminato. Come ha camminato? Si è fatta una passeggiatina intorno al letto. Ha detto al pischello che era uno scherzo e ha mandato tutto per aria. Carlo, qui bisogna chiamare Cubreo. E subito. Lascia stare Cubreo. E perché? Se te hanno visto tutti oggi uscire dalla sala Jesse. Ah, scemo. Ma te le sei viste le gambe? In che condizioni ce l'hai? Tu rischi una disseminazione. Ah, rischi, eh? Ma perché hai camminato? Perché? E tu che ci sei andato a fare da Cubreo, eh? Carlo, valla a chiamare. Dai, sbrigati. Che ci sei andato a fare da Cubreo? Ci sono andata perché ci ho visto entrare Migliarini da Cupreo. Non è possibile. Io te l'avevo detto che era strano. È da stamattina che te lo dico. E tu l'avevi capito. Tu lo sapevi e non ci hai detto niente. Non hai capito niente. No, su, io non ci ho capito niente. Quello è talmente scemo che ci ha pure creduto. Ma per quanto può durare? Luigi! Andate. Sono disgraziato, ci vuoi rovinare a tutti. Tu ci stai a rovinare a tutti così. Guarda che io c'ho un fio che studia, c'ho il mutuo da pagare. Non ti bastate farmi rischiare il posto e lo stipendio per fate fare Robin Hood della situazione? Eh? Te devi mettere pure a giocare sulla pelle degli altri. Andate via. Cercate, inventate qualcosa, lui. Perché stavolta stiamo messi male. Ed è brutto. Salute. Senti, po', ma com'è che ti interessa tanto sto Bonzanti? Perché siete parenti? No. Come mi sta pure simpatico, eh? Certo, ormai poraccio. Gli resta poco. Conosco sia come al ginocchio. Guarda che c'ho qua. Guarda gli amici veri. Dentro al portafoglio te porto. Ti ricordi? 10 anni sono passati, io. Ti ricordi quanto cazzeggiavamo? Sì. Io che dovevo venire a sapere? Che te sei venuto qua dentro e non mi sei manco venuto a salutare. Ma poi, scusa, me lo dicevi che ti dovevi ricoverare e trovavo un posto letto dentro al reparto come si deve.
T'hanno sbattuto al Bronx, t'hanno sbattuto, oh. Ma lo sai che Cuprio c'ha già avuto l'idoneità vice prima? Sto cazzo di Giorgio Cuprio. È pazzesco. M'ha fregato un'altra volta. Pazzesco, ma fino a un certo punto. Dai, diciamoci la verità. Giorgio ci ha sempre fregato della spanna, a tutte e due. Poi ha sposato la via del grande professore e ha svoltato. O ha sgomitato, eh. Vabbè, ma d'altronde qua dentro si non sgomiti. A proposito, e tu? Dove ti sei sistemato? In clinica privata, eh? Sono contento. Ci si ritrova tutti quanti. Sono contento, eh. Allora, l'hai ripreso il modulo? Sì. Bene. Ma non la vuoi una? Sei mancino. È per quello che la coscia destra è più piccola della sinistra. Perché sei mancino. È mancino. Mi sono fatto fregare da un mancino. Io vorrei sapere chi te l'ha fatto fare di camminare. Ebbene, un sacco di tempo che avevo voglia di fare due passi. Non trovavo l'occasione. Per quel poco che ne so di ortopedia, cari, te costeranno sti due passi. Mi sa che tu tanto poco non ne sai. Sei della direzione sanitaria, vero? Come se ne sono accorti? Avete esagerato. 22 rinunce in 6 mesi, tutte un attimo prima dell'intervento. Ma tu chi sei? Non sei un medico, vero? No. Sono laureato in medicina. Sono due cose diverse. Sono uno di quelli che hanno scalzato la laurea a forza di 18. Non ci sono mai riuscito a fare il medico. È per quello che ti sei messo a fare la spia. Ma che cosa ci guadagni? Uno stipendio. Diventi spia professionista? Più o meno. Lascia perdere, guarda, tu non sei proprio il tipo. Come ti è andata bene, ma tu non hai idea che gente c'è qua dentro. Se quelli sanno come sei stato assunto, ti spezzano le gambe. Che vuoi fare? Mi vuoi mettere paura? No. Ti voglio avvisare. E tu che vuoi fare? Che altro posso fare? Te ne potresti stare zitto. Queste sono le briciole. I mercati veri sono altri qua dentro. Allora, diamo un'occhiata a queste gambe. Guarda che io non l'ho fatta chiamare, dottore. Ci deve essere uno sbaglio. Consenti, la facciamo finita, su. Mi faccia vedere quelle ginocchia. No, da lei no. Ma perché l'hai fatto venire? T'ho detto di non chiamarlo. Non faccia tante storie, Bonsanti. Si faccia vedere le gambe. Ma ti sei venduta a questo macellaio? Allora è vero che ti sei fatta sbattere. E che cosa ti ha promesso? La clinica di Larry? E tu ti fidi di uno come questo qua? Bonsanti, basta adesso. Dottore, guardi che lei qui sta perdendo tempo. È tardi, vada a riposare che domani è in sala operatoria. Anche lei? Saremo insieme domattina in sala operatoria. La mia operazione è stata rimandata. Era stata rimandata. Ma lei ha camminato, mi è stato detto, senza rotule. Avrà tutte e due i piatti tibiali sfondati. Il rischio di una disseminazione tumorale con un sospetto osteosarcoma è molto alta. Mi dispiace, ma dovremo operarla domattina. E siccome Larry non c'è, avrò il piacere di farlo io personalmente. Carlo, vai a prendere pure a me un modulo d'uscita. Me ne vado piuttosto che farmi mettere le mani addosso da uno come questo qua. Anda, mi prepari 30 mg di Valium. Non ha capito, io ho chiesto di firmare per uscire. Facciamo 50, in soluzione intramuscolo. Ma veramente il degente ha chiesto il modulo d'uscita? Sta delirando, non lo vede? Non è in condizione di intendere e di volere. Assumo io ogni responsabilità.
Landa? Allora? Landa? Landa, sto parlando con lei, ho sentito. Va bene, dottore. Grazie. Dove vai? Dove vai, disgraziata? Dove vai? Ho sempre saputo che eri una troia. Insomma, te la sei proprio comprata, eh? Ti rode che non sei riuscita a incastrarmi. Ma devi stare attento a quello che fai, molto attento. Perché io so tante cose su di te, ma tante. E guarda che stavolta parlo. Allora, questo sedativo arriva? Ecco, bravo, bravo. Fammi la puntura, così mi calmo. Sì, mi metto tranquillo. Monsanto, quel ginocchio domattina glielo devo aprire. E vorrei essere riposato, nel suo interesse. Ma tu davvero pensi che io mi faccio mettere le mani addosso da te? Da uno come te? Vanda, stammi lontano. Non ti avvicinare, Vanda, con quella siringa. Non ti avvicinare! Guarda, te la faccio ingoiare! Non ti avvicinare! Stammi lontano! Stia tranquillo. È per il suo bene. Si fidi di me. Non può fare nient'altro. Finalmente. Bravo, Gonzanti. Così cominciamo a ragionare. Ti strozzo! Ti strozzo! Gigi! Non ti muovere, Carlo! Carlo! Cosa? Dai, che vuoi passare i guai? Carlo! Aggi, che devo fare? Che c'hai, famiglia pure te! No, ma che tal, guarda! Fregati che questa è la piazza! Aggi, io ci devo lavorare con te! No, madonna mia! Non mi tradire, Carlo! Non mi tradire! Andiamo fermo, dai! Gigi! Carlo, aiuto! Tiriamolo! Gigi! Non ce la faccio, mi sta spazzolando! Fermo! Perdonami, G. Vaffanculo. Te e lei. Tra poco starei meglio, vedrai. Per il culo. Mi fate toccare da questo macellaio. Questo mi vuole tagliare le gambe. Io voglio morire intero. Io voglio morire intero. Fate rimandare l'operazione. Questo macellaio. Vuole un caffè, dottore? Se lo fa per lei? Sì, l'avevo già messo su. Grazie. Glielo porto subito. Non le sembra di aver esagerato, dottor Cuprio? Perché ho dato un sedativo a un paziente isterico? Migliarini, perché non pensa al suo di futuro? Visto che comunque vadano le cose, quest'uomo non ne ha molto davanti a sé. Girata? Sì, due cucchiaini. Andiamo, abbiamo da fare di là noi. Migliarini, ho bisogno del suo modulo di rinuncia per dimetterla. So che ne ha firmato uno, me lo vuol dare? Ne vuoi una?
Ah no, dai, su, però. Certo che sei proprio una spina, non impari mai. Ma non si fa così, che cazzo, no? Ma ti pare che Wanda mi faceva una strozzata del genere? Wanda è innamorata di me, te l'ho detto. Fortuna che volevi fare la spia professionista. Questo è un ambientaccio. Hai visto che gente che c'è in giro? Guarda Cupre. Qui ci vuole il pelo sullo stomaco. Ma sai che colui non ti è servito a tanto, guarda. No, perché? Perché? Perché ti apre domani, perché? Non mi apre. Grazie, Wanda. Dovere. C'è stata pesante stavolta, bandite. Mi ha fatto piena paura. Pure a me. Stavolta pensavo me la faceva davvero. La tentazione ce l'ho avuta. Che Cubrio? Se dovrebbe sentire già un po' stacco. Ma perché? Quanto gliene hai messa? 40 milligrammi. 40? Beh, così almeno c'è il tempo di arrivare alla branda, no? Saranno un po' troppi, 40 G. Per Cubrio. Figure, domani mattina quello lì alle 8 è bello, pimpante, sciampato, più nevrotico di prima. Piuttosto bisogna inventarsi qualche cosa, eh? Qua. Stavolta ve la inventate da soli. Io mi chiamo fuori. Non ce la faccio più, state dietro. Ma che stai a dire, Wanda? Se mollidesse sfascia tutto. Ma guarda, qui si è già sfasciato tutto. Ormai ci marcano stretto. Io ho ancora 15 anni di stipendio. Non me vado a rischiare. Come fanno senza Wanda? Ha ragione. Meno male che l'hai capito. Guarda, ma non fai l'ultimo favore? Che te serve? Vai in cardiologia, prendi uno di quegli elettrocardiogrammi di Mannozzo, quelli sotto sforzo, pieni di extrasistoli. Sono sulla scrivania di Castrovillari. E lo metti al posto di quello vinti stamattina. Carlo, vai da Dolce Vita al laboratorio. Chiedi se me le alza anche a me, transaminasi nell'analisi del sangue. A quanto? Pirubica 800, ossalacetica... Almeno 1500. 1500, giusto? 800 e 1500. Perfetto. Una complicazione cardiaca e una bella epatite B. Vediamo se domattina l'anestesista glielo dà il permesso di operarmi a quello stronzo. Che ora ci prova pure con le caposale. Ah, scemo. Guarda che con Cubreo non è successo niente. Lo so. Ma cosa sta a fare qua? E Carlo? Carlo c'ha da fare. Allora, avete letto, forza, su. Avevi ragione. Innamorata. E per forza, l'ho salvato il culo a lei e a Carlo. Perché? Ma come perché? Cupre ha visto che si sono schierati dalla sua parte, domattina lo stronzo se la prende solo con me, no? Che devi fare? Dammi una mano. Che devi fare? No, niente, mi sono stufato di stare a letto. Faremo giusto in tempo a ricoverare il siciliano. Chi sarebbe il siciliano? Un SP? No, non è un SP, quello è uno che sta male davvero. Lui, eh? Oh, all'anca calcificata. Ah, vabbè, allora, piano piano, Prendi il posto tuo. Ma è l'ultimo, eh? Sì. Mi dispiace per quei poveracci che sono rimasti fuori. 18. 18? Ci facevi la casa vostra? Sì, e io che lo faccio per i soldi. No, il fatto è che non mi divertivo più. Qui basta che dici le cose come stanno per fare scappare un SB. Ma c'è più gusto. Finisce che mi devo inventare qualcosa di nuovo, se no mi annoio. Sta tranquillo, è qualcosa da inventi, sono sicuro. Sì? Dici? Sì, sì. Però? No, nessun però. No, mi sembrava che c'era un però. Se ce l'ha fatta Chipster. Chi? Ciao, G. Ciao, Massimo. Lascia stare, vattene a dormire, ma che te freghi? Ma come che non c'è? Se posso